Galash andare i bottoni ci c'è tanto. Cioè, gli dà ciro che lo cosa ma ti Questo è un cartello composto da bambini, da ragazzi. È una roba che un po' ci fa tremare le vene già soltanto a sentirla. questo fenomeno criminale che è stato titolato come paranza dei bambini. Che poi è questo, il fatto che i vecchi boss della Camorra sono finiti in carcere o comunque sono stati sconfitti e al loro posto sono venute avanti delle bande di ragazzini che a 16, 17, 18 anni si battono per il controllo del territorio e anche con uno spirito di rivolta contro i vecchi boss che sono colpevoli di aver fatto i soldi sulle spalle degli abitanti dei loro quartieri, mentre loro si pongono un problema di redistribuzione della ricchezza, quindi appunto Robin Hood. Che detta così sembra una cosa bella, buona e giusta, ma invece si sono rovinati la vita. Noi non vogliamo nascondere il fatto che sono dei ragazzi spietati, cioè capaci di uccidere anche per ragioni futilissime, di seminare il terrore intorno a loro. Ma la fiction fino ad oggi ci ha restituito un ritratto unilaterale di questi ragazzi, cioè abbiamo visto solo le maschere di questa spietatezza senza respiro. Nello stesso tempo però queste persone hanno una capacità, diciamo così, sentimentale di guardare alla vita come nessuno nella nostra società di civili, tra virgolette, è più in grado di fare. E ti faccio un esempio che per me è fondamentale, cioè il modo con cui loro fanno figli. Li fanno a 15, 16, 17 anni, a 34, 35, 38 sono nonni, a 40 sono nonni. E non diventano padri o madri perché non usano il preservativo, insomma. Diventano padri o madri perché loro vogliono procreare, condividere la loro esistenza con il carcere e con la morte e la loro capacità invece di sentire la passione per la vita e l'amore per la loro famiglia. Tutto passato, e quello che è stato ce l'hanno ascoltato. Ma sono tornato, mo sono lì. Appunto, non è mai tutto bianco o tutto nero, e quindi nel cuore delle persone coabitano anche tante cose diverse. Intorno a loro, comunque, c'è tutto un mondo. È proprio questa una frase di condanna che noi celebriamo, quella di dire questa non è Italia, questa non è Napoli, allora che cosa sono? Li cancelliamo praticamente. È una grande piramide criminale. Ai vertici di questa piramide c'è gente che in maniera cinica, spietata, si è fatto mare di soldi, che ha le ville ad Ibiza, che riesce a reinvestire i proventi dell'attività criminale all'estero. Però la piramide alla base è fatta di un enorme proletariato che sopravvive grazie allo spaccio di stupefacenti, che però guadagna 1000 euro al mese, 1200 euro al mese, come le donne che noi mostriamo, che mentre accarezzano i loro bambini e li preparano per andare a scuola, come qualunque mamma italiana fa, hanno nella borsa accanto a loro le dosi di cocaina da spacciare per 18 ore al giorno a 1000 euro. Perché nessuno vede? Perché secondo me questo è un welfare criminale. Cioè è un modo di far sopravvivere centinaia di migliaia di persone senza occuparsene direttamente, quindi a noi fa comodo non vedere questa realtà, così sopravvivono lo stesso, si sparano fra di loro, si ammazzano fra di loro, drammaticamente si potrebbe dire che fino a quando non rivolgono i loro Kalashnikov contro i nostri quartieri bene, loro non faranno mai notizia. La Chiesa in tutto questo che fa? Beh, in molte circostanze la Chiesa è l'unica che fa qualcosa, devo dire, diciamo, io non sono un uomo di Chiesa, sono un laico, però L'osservatore glielo chiedo. tantissime volte abbiamo trovato in primissima fila la Chiesa che fa da cerniera, cioè apre un dialogo e non lo chiude anche nei confronti delle fasce più disperate. Tra 17 anni, esci a 40 anni. Credo che sarà molto difficile per i ragazzi.